Buongiorno e ben ritrovati da queste parti. Inizia un nuovo giorno per me. Sono a Sirolo, in provincia di Ancona, e in questo momento mi trovo dentro il parco del Conero. Se avete visto il mio video precedente, ieri sera ci siamo lasciati che stavo tornando dai Monti Sibillini, anzi stavo andando via dai Monti Sibillini verso questa nuova tappa e ieri sera ero troppo stanca e avevo deciso di ritagliarmi un po' di tempo per me stessa e quindi non ho filmato, ma sono stata sulla spiaggia di Ancona, che è piccola ma stupenda. Per il tramonto è veramente una cosa bellissima. Vi ci porterò nei prossimi giorni, tanto l'hotel che ho preso è ad Ancona. Un paio di info pratiche per cosa fare qua nei dintorni. Io ho preso ovviamente, come detto, l'hotel ad Ancona perché per lo stile che piace a me e il budget che ho a disposizione l'ho trovato solo ad Ancona, ma nonostante lo sconforto iniziale quando sono arrivata pensando di aver fatto la scelta sbagliata, perché comunque dopo vi faccio vedere tutto quanto, ma è comunque una zona un po' centrale, non si sente molto il profumo, il sapore del mare. Ma poi mi sono resa conto che comunque con 20 minuti di passeggiata arrivo alla spiaggia di Ancona e poi da lì 20 minuti sono in due delle più belle località qui nei dintorni, tra cui Sirolo e Numana. A Sirolo, cosa c'è da vedere a Sirolo? Ci sono tantissime bellissime spiagge, tra cui San Michele e Sassi Neri. Io stamattina sto andando a quella di San Michele e per raggiungerla in realtà è molto molto facile. Si arriva con la macchina fino al municipio di Sirolo, dove c'è un enorme parcheggio, e proprio di fronte al municipio c'è l'accesso dentro al parco ed è proprio indicato sui cancelli la spiaggia di San Michele. E da lì si scende dentro il parco e si raggiunge la spiaggia, che io ancora non ho visto e vedremo insieme tra pochissimo. Intanto adesso si comincia a percepire un po' di sensazione di vacanza al mare. Vabbè, a parte ieri sera che è stato bellissimo, comunque il tramonto è uno tra i più belli che ho visto in tutta la mia vita. Mi raccomando, scarpette da ginnastica. La situazione è questa: l'acqua pulitissima, limpidissima, ci sono un po' di spiagge gestite come una spiaggia libera. Io non so dove mi piazzo perché non ho l'ombrellone. Adesso vediamo se prendo un ombrellone o se vado direttamente sulla spiaggia libera. È bellissimo, uno spettacolo. E visto che questa parte della vacanza è la parte relax, non so quanto filmerò, quindi a più tardi. Hello, la mia giornata, scusate, sto faticando, c'è un po' di salita da fare, il ritorno, tutto in discesa l'andata, ma il ritorno è in salita. E visto che a me piace correre, corro. Comunque, com'è andata questa giornata? Partiamo fin dall'inizio. La camminata nel parco, bellissima. Le viste sul mare, stupende. La spiaggia, molto bella. E anche se ci sono due o tre, no, tre, quattro stabilimenti gestiti, ce ne sono altrettanti liberi. Io ho fatto una cosa diversa da quella che faccio solitamente, o che facevo solitamente, e cioè
ho deciso di prendere l'ombrellone e lo sdraio perché ho deciso che non volevo torturarmi. Per me stare tutto il giorno sotto il sole è una tortura e ho deciso che la mia esperienza in questa giornata valeva esattamente tutti quei soldi che ho speso, per la precisione 20 euro. Due lettini e un ombrellone costano 24 euro. Io, avendoli presi per una sola persona, ho ricevuto uno sconto di 4 euro. Sempre meglio di niente. Comunque, il mare, bellissimo, l'avete visto anche voi. La mattina, uno spettacolo vero, fino all'ora di pranzo, quando ho incominciato ad essere un po' più sporca. Darò la colpa un po' anche alla navigazione, ce n'è parecchio, c'è parecchio traffico in quella zona lì, probabilmente per tutte le barche che vanno alle altre spiagge che non sono raggiungibili a piedi. Detto ciò, ho dovuto terminare la mia giornata in spiaggia prima del previsto, perché avrei voluto fare un ultimo bagno, ma l'acqua era troppo sporca e non me la sono sentita. Detto ciò, voto all'esperienza. Se all'esperienza di ieri sulla spiaggia di Ancona era 10 perché ha superato di gran lunga le aspettative, questa qua un 7. Scenografica, ma vi dirò che quella di Ancona, nonostante sia molto più cementata, è molto più scenografica di questa, e non mi sarei mai aspettata di dirlo, ma a quanto pare così. Potrei aver beccato un giorno sbagliato oppure no, dal fatto che l'acqua si è sporcata adesso tantissimo. Comunque, torniamo alle cose pratiche, quelle che vi accennavo stamattina. L'ingresso, come dicevo, è proprio questo, e sono dei cancelli proprio di fronte al municipio, che è quello là. I parcheggi sono tutti qua intorno eppure dietro al municipio. Ce ne sono parecchi e tra l'altro, rispetto agli standard a cui sono abituata, li trovo molto più bassi. Costa tutto la metà ed è una cosa positiva per me, soprattutto perché sto facendo questa vacanza da sola, e avere il costo doppio sarebbe stato un po' meno divertente. Comunque, il mare, devo dire che complessivamente ha superato ogni aspettativa e probabilmente questo è in linea con quanto sto o devo imparare in questa vacanza qua, che è quello di non avere aspettative e quindi fare le cose perché ho voglia di farle e perché ho deciso di farle, ma senza crearmi in questo delle aspettative, perché le aspettative alla fine non sono altro che fantasticare su un esito futuro sul quale non abbiamo assolutamente il controllo. Ad ogni modo, la mia giornata al mare qui a Sirolo è finita prima anche per un'altra ragione. Mi sono prenotata un'esperienza in barca, una gita alla spiaggia Le Due Sorelle, che è una delle più belle della zona, quella che tutti consigliano di visitare, e ho prenotato questa esperienza di nuotare al tramonto in questa bellissima spiaggia, e in più è compreso anche un aperitivo. Non vado lì per l'aperitivo, vado ovviamente per l'esperienza di andare in barca in una spiaggia, cosa che non ho mai fatto in tutta la mia vita e che voglio fare. Semplicemente per questo. E quindi mi devo ora spostare da Sirolo a Numana, mi ci vogliono circa 8 minuti e sono in perfetto orario. Consigliano di arrivare mezz'oretta prima e
ho anche un po' di tempo per guardarmi intorno. L'esperienza l'ho prenotata con traghettatori del Conero e vi dirò poi com'è andata, ovviamente, perché non so se sono bravi, se non sono bravi, mi affido a loro e poi trarrò le mie conclusioni. Ciao, sempre lo stesso giorno, sono sempre io. Comunque ho fatto cambio d'outfit, anche se ero molto tentata dal non farlo, ma alla fine mi sono detta perché no? Perché no? Perché no? Perché cerco sempre di sabotarmi? Non lo so. Comunque ho sbagliato strada, devo andare di là, dove c'è tutta quella gente là. Sono in ritardo. Ho fatto giusto in tempo. Non si sa come, ero puntualissima, puntualissima. E poi non sarà stato. No, 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 comunque non è stato il cambio d'abito. È solo il tempo che si accorcia quando io devo fare le cose. Beh, qua avevo delle aspettative un po' più minimal, ma questa è la mole di gente. Yay! Eccoci qua, signori, Qualcuno ragazzi. scende, qualcuno ripara. Ieri eravate in passeggio, così ci darete modo di darmi una portata e vedere che sarà faremo la sosta alle 2 sere, chiaramente, che è un pulimento del mais, è biodegradabile e compostabile, è pienamente inserita nel contesto del Parco del Conero. Vuol dire che è una riserva naturale, quindi era 3 volte tanto, sta facendo il suo corso naturale della vita. E sta piano piano, no? Già, scusate, quindi è quello che io uso per non lasciarmi in terra. Mi sono allontanata dalle masse e questo è l'emblema di come la strada non battuta è quella da fare, perché è sempre la più bella. Dove ci sono pochi o pochi sono arrivati, c'è tutto il bello che nessuno ha ancora visto. Con questa perla vi lascio, vado a farmi il bagno. Ciao! Ah, tra l'altro ho scoperto che le meduse, le tantissime meduse che ci sono qua in giro, non pungono, quindi ottimo, ho passato la giornata terrorizzata e non fanno male. Quello che avete visto è il mio quarto, quinto e sesto tuffo di testa. Non ne avevo mai fatto uno e praticamente ho visto dei ragazzini che si stavano tuffando e ho preso coraggio e ho chiesto: ma com'è che fate? E mi hanno insegnato a tuffarmi di testa. Devo ancora migliorare la tecnica, ma sono super entusiasta, non so neanche come. Questa è stata una delle mie più grandi paure. Mi viene da piangere. Vado a tuffarmi di nuovo, ciao. Poi l'aperitivo verrà servito al piano di sotto, proprio per fare avanti. Quando farete. Non so se serve dirvi com'è stata l'esperienza perché. Bellissimo, li vale tutti gli euro spesi, ma proprio fino all'ultimo centesimo e sono proprio felice di aver deciso di fare questa esperienza, di regalarmi questa esperienza.
i ragazzi a bordo, bravissimi, e sono proprio tutti lì per regalarti un'esperienza. E mi rendo conto che quasi sicuramente in passato non avrei apprezzato la vera essenza di questa attività, ma io non sono più il mio passato e quindi oggi me la sono proprio goduta. Andiamo a curiosare nel paese, che dite? Sembra bellissimo. Prima, mentre correvo, ho visto questo scorcio e ve lo volevo far vedere, bellissimo. Guardate dove siamo arrivati, fino su in alto. Andiamo a scoprire che cos'è. La torre, simbolo della città e probabilmente il resto di uno dei fortilizi posti a difesa della città, della cinta muraria, del castello medievale costruito con più antico materiale di riutilizzo.